Alexa, spegni i quadrati. Alexa, Ok. spegni lampada. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video dove Alexa ha dei problemi di sentimenti a quanto pare, non lo so. Siamo andati sul classico Q&A solito che facciamo tramite Instagram dove vi ho chiesto di farmi delle domande, stavolta scomode, ma in realtà sono sempre scomode, solo perché cercavo di farvi essere un po' più cattivi, perché sono sempre domande buone, no? Domande! Oh! Le dobbiamo fare ste views e famole. Allora, partiamo subito e vediamo se riesco ad essere sincero. L'obiettivo, come sempre, è essere sincero al 100%. Cioè, veramente, quando rispondo alla domanda, è questa la cosa complicata, ma lo faremo, quindi non è un clickbait. Sarò totalmente sincero anche con quelle scomode. Let's go! Partiamo con la prima, Ostunitz Closet, che è l'armadio di Ostuni, infatti vai. Vaga armadio che c'è. Mi chiede: sei mai uscito con una tua ex mentre eri fidanzato? Una volta sola è successo. La persona con cui stavo lo sapeva. Ed è ovviamente andato tutto. Cioè, era giusto un incontro per chiacchierare. Adesso non mi ricordo. So che state pensando male, Marpioncelli, ma non è successo niente. Era solo un incontro. Per chiacchierare, perché non ci vedevamo da tanto. E comunque la persona con cui stavo lo sapeva anche, quindi. Francesco mi chiede: faresti un video assieme a Rocco Siffredi a mo' di terapeuta, come quello della tua prima volta? Allora, caro, tu non so se hai mai visto i video di Rocco da terapeuta. Diciamo che poi la trama è totalmente diversa da quello che ti aspetti, quindi non è. Cioè, andiamo avanti. Quando lo fai, che preservativo usi? Wow. Ragazzi, questi qua, diciamo che ho preso questi perché l'XL era finito. Questa è bellissima. Hai avuto più ragazzi o più PlayStation? Ah, PlayStation ho avuto tutte e cinque le PlayStation finora. Di relazioni serie, cioè proprio relazioni vere, non uscite del cacchio, ne ho avute quattro, quindi in realtà ho avuto più PlayStation. Però, nel senso, se contiamo anche quelle non serie, più ragazze, però. Bella domanda. Come vivi il calo delle visualizzazioni? Ti ha spronato o demoralizzato? E in realtà nessuna delle due. Cioè, non me ne frega quasi un cazzo. Non mi ha né spronato né demoralizzato. Cioè, me la vivo totalmente tranqui. Ti qualcosa di più quando hai dato. Non so cosa voglia dire. Non so cosa volesse dire Matteo, però vabbè. Comunque, vi racconto sta roba al volo. Quando ho dato il primo bacio, ci ho messo, mi pare, tipo 10-15 minuti a darlo. Cioè, la mia, prima ragazza, appunto, era con gli occhi chiusi. Tra l'altro, per agevolarmi in questa cosa, no? Visto che ero timido. E io, nonostante sapevo che lei volesse quel bacio. Nonostante fossi sicuro di tutto, era anche ad occhi chiusi e non sono riuscito per 15 minuti. Poi mi sono buttato. È stato... Mamma mia, mamma mia. Non so perché così tanto. Poi io, ero veramente molto più timido di adesso. Non so come mai, non ve lo so dire. Wow, che ricordo incredibile. Quando hai guardato, mi ha fatto morire perché ho messo i colori e ho capito esattamente quello di cui sta parlando per la prima volta. Vincenzo, sei... stato un grande, cioè è bellissimo come l'arte a volte riesca a trasmettere più delle parole. Va bene. Boh, ero alle medie, mi sa. Perché qualcuno ce l'aveva sul telefonino. Massima durata a letto. Comunque sì, mi fa ridere che sono tutte scomode. Però giustamente se ho detto domande scomode, mi dovevo aspettare che fossero tutte inerenti. Qua il 99% sono inerenti al sesso. Questa è scomoda sul serio perché devo rispondere da serio e mi cringia. Diciamo che, allora, io ho il problema, vabbè, che l'avevo già raccontato, del fatto che quando stavo in ansia. Una volta, non so se ce l'ho più sta cosa qua. Comunque, quando stavo in ansia con una persona della quale mi importava tanto, non riuscivo a, vabbè, lo sapete, dai, lo sapete. Però c'è la parte brutta della medaglia che è questa, che è la prima volta in generale quando me ne frega tanto di una persona può capitare che faccia cilecca, poi le altre sono a posto tutte. La parte positiva della medaglia è che io non ho problemi da quel punto, cioè nel senso io posso anche durare un sacchissimo. Non so perché, ho un autocontrollo parecchio pesante, quindi non te la saprei dire. Però volendo posso durare praticamente infinito. Non so come mai ho questa magia. Ho altre negatività che quella della prima volta quando è successo. Però questa sono a posto. Quindi tanto. Non so perché non. Però potrei anche non. Vabbè.
andiamo avanti. Perdoneresti un'infedeltà? Allora, no, non la perdonerei perché... Allora, io ho un... Madonna, però non voglio fare... Non voglio dare una risposta chilometrica perché non voglio far due palle così a nessuno. Quando tu stai con una persona, ok, e provi del sentimento per un'altra persona, non ha senso che tu non... che tu stia ancora con quella persona. Quindi è proprio questo il discorso. Se io stessi con una ragazza e si dovesse innamorare di un altro, non ha senso che sia con me. Ok, non so se ho azzeccato i verbi e tutta la frase, perché vabbè. Capito, quindi è un po' quello il discorso. È proprio una questione di stupidità. Può succedere, ok, può succedere come cosa, però poi non ci voglio più avere niente a che fare. Cioè, potrei perdonarla anche volendo. Perché il discorso di perdonare è comunque diverso. Cioè, io posso perdonare una cosa ma non stare comunque insieme. Cioè, capito, potrei anche dire, ah, ok, ti è successo di avere questa scappatella qua, va bene, ma... ok, ti perdono nel senso che ti capisco. Cioè, posso capire, in realtà non lo posso capire, però se è proprio successo una volta, lo posso capire, però comunque io non voglio più stare con te, capito? Perché mi sento poco rispettato. Sei mai stato con un amico che alla fine, che alla finte ti pugnalò alle spalle? Sembra una di quelle domande che leggo su preferiresti quando traduce Google traduttore malissimo. Allora, no, non mi è mai successo. Anche perché io ho tanti amici, ma di veri, cioè nel senso amici proprio intimi, d'infanzia, con quelli quali ho condiviso insomma la mia adolescenza, la mia vita, ne ho veramente pochi. Le amicizie quelle vere, tipo di fratellanza, durano da un sacco di anni e sono veramente poche e selezionate, quindi da loro non potrei mai aspettarmi una cosa del genere, anche perché facciamo di tutto l'uno per l'altro. E se un mio amico più terra terra dovesse fare una cosa del genere, non mi ferirebbe così tanto, perché non... Cioè, le persone che non ho come amici strettissimi non potrebbero farmi così male da pugnalarmi. Ti piacerebbe cambiare sesso per un giorno? Sì, sarebbe figo, anche per capire, tipo your name, bellissimo. Ma giusto per capire, insomma, capire. Però di non capitare proprio nel giorno delle mie cose, sarebbe un po' una roba... Me la piglierei nel chili. Però c'ha un 20% di probabilità, quindi dovrei avere proprio sfiga. Preferisci Torino o Milano? Questa è scomodissima, perché in base a cosa rispondi mi innemico l'altra città. Però vi posso dire che le ho vissute entrambe in modi completamente diversi, perché io a Milano ho vissuto, ho veramente vissuto, nel senso che sono venuto a Milano, ho iniziato a vivere nelle mie case, poi le ho cambiato perché prima stavo in affitto, ora sono in questa, e quindi ho proprio vissuto Milano, ok? Torino, a parte il fatto che io stavo vicino a Torino, in un paesino vicino a Torino, non proprio a Torino, quindi l'ho vissuta da ragazzo che va in centro, ok? Quindi dovrei prendere casa a Torino e capire com'è per dare questa risposta. Sono totalmente diverse, quindi non mi saprei dire. Spero che questo Q&A vi sia piaciuto. Seguitemi su Instagram anche, perché lì appunto vi faccio la storia dove potete farmi le domande. E comunque fatemi sapere anche qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete farmi delle domande più specifiche. Io ragazzi vi saluto, vi do un bacino. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate il tasto... Lasciate, perché non c'era prima su YouTube il tasto mi piace. Lasciatelo voi e schiacciatelo pure dopo che l'avete lasciato. E noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bella ragazzi.